sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Salve a tutti gli amici della rubrica Occhio all'artista da Giuseppe Nappa. Stamattina mi trovo qui in compagnia di un grande attore, di un grande amico, il grande Antonio Fiorillo, mentre prepara. Buongiorno a tutti amici di Occhio all'artista, è veramente un piacere che Giuseppe è venuto a casa mia e come vedete insomma ci siamo dati appuntamento e convivialmente prepariamo una ricetta, così facciamo una chiacchierata e io oggi vi preparerò, speriamo che riusciamo a far vedere tutta la preparazione, proprio degli spaghetti che ho dedicato a questa trasmissione, si chiama spaghetti Occhio all'artista, che sono olive, capperi e carne macinata, diciamo una cosa molto carina per te, un omaggio. Grazie mille Antonio, sei sempre gentilissimo. Antonio, mentre prepariamo il tutto, insomma, che si cuoce anche questa salsa Occhio all'artista, volevo sapere un po' come inizia Antonio Fiorillo la sua carriera artistica, come decide di fare l'attore. Dobbiamo partire insomma un poco da tanto tempo. È incominciato come sogno, come tutti i bambini che sognano insomma di fare gli attori. Io avevo 9 anni e questa è una cosa che dico sempre, andai a teatro qui, possiamo dire, no, che siamo a Casoria, che è la mia città, e andai a vedere questa compagnia che faceva sabato, domenica e lunedì, con una persona con cui poi ho fatto teatro per tanto tempo, che è stato anche un mio professore al liceo, che si chiamava Ludovico Silvestri, professore di religione, appassionato di teatro, con questa compagnia, e le andai a vedere e scoprì questa magia di questo teatro, in questo teatro che non c'è più, che stava in un istituto di suore qui a Casoria, e da allora, da quella sera, io dissi sarebbe bello vedere che cosa c'è dietro e quindi poter fare l'attore. Il tempo passava, la passione aumentava e fin quando poi a 17 anni ho debuttato a teatro, e avevo 17 anni quando, forse 18 anni quando ho debuttato a teatro in Prisma Mujer. Mi portò in questa compagnia e devo molto ad Oscar Di Maio, che tu hai intervistato, e facciamo questa commedia dello zio in questa compagnia in cui c'era Giulia Dinolfi, Tullio Del Matto, c'era Olimpia Di Maio, Marina Piscopo, e poi da allora è incominciato il teatro. Facevo l'attore di prosa, poi avevo 21 anni, un po' di tempo fa, nel 97, feci questa trasmissione che era La Sai L'Ultima, un programma di barzellette su Canale 5, l'andai per giocare, per fare una specie insomma di sfida con me stesso, diventai campione e da allora poi i passaggi televisivi, le cose, ho incominciato a fare qualcosina nel cinema e fino adesso insomma ho partecipato a diversi film che tu conosci, fiction, poi c'è il teatro, c'è il cabaret con il mio spettacolo, quest'estate lo porterò in giro un'altra volta rinnovato nelle piazze del sud Italia, che si chiama Non Solo Barzellette, nelle piazze, nei matrimoni e negli eventi. Allora Antonio, tu hai fatto cinema, teatro, televisione, cabaret ovviamente, qual è che sei più legato tra tutte queste cose? Allora, è una domanda particolare, perché è una domanda, si potrebbe parlare per tanto tempo, ogni espressione artistica ha la sua sfaccettatura per l'attore, il teatro è una sfida continua, che tu ogni sera ti metti in gioco, anche se lo spettacolo è sempre lo stesso, lo fai per 90, per 100 repliche, ogni sera c'è un pubblico diverso, un'emozione diversa, anche se siamo in un momento purtroppo di grande crisi per il teatro e non c'è più la possibilità di, anche come scritturato, di esprimere insomma la tua indole artistica nelle compagnie, perché una volta si facevano molti più spettacoli. Il cinema è sempre la mia passione, il mio sogno, è proprio l'impronta dell'attore, che tu con il cinema rimani assolutamente nella memoria delle persone, perché poi i film adesso si possono vedere in DVD,
CD, si possono scaricare, ne puoi mettere sull'iPod, le puoi mettere sul tablet, quindi la gente continua ancora a, insomma, a guardarti. La televisione è anche bella, però dal mio punto di vista io ho sempre sognato di fare la televisione da dietro alle quinte, cioè di essere, infatti faccio anche dei piccoli programmi, tu lo sai, no? Facciamo questo programma di cucina su diverse emittenti italiane che si chiama Sorrisi e Sapori, dove io sono attore e anche autore, sono stato autore del programma di Oscar Di Maio, di un altro programma che si chiamava La Grande Occasione, ho fatto tante piccole cose in televisione e quindi ogni espressione artistica ha un suo lato, diciamo, per noi che facciamo questo lavoro. Il cabaret è straordinario perché anche nelle piazze tu incontri diverse tipologie di persone, poi giri, incontri insomma tanta gente, e d'estate tu, anche se sei affaticato del lavoro, perché poi sei sempre anche lontano da casa, vieni ripagato dal fatto che la gente ha grande affetto, soprattutto nelle piazze italiane. Antonio, a chi sei legato di più come artista, oppure devi dire un grazie se c'è? Sì, grazie lo dissi anche una volta che fui intervistato da te sul giornale, lo devo dire a tre persone. Il primo è questa persona che ti ho detto che mi ha estradato al teatro, anche nella compagnia amatoriale, che era Ludovico Silvestri. Poi devo molto alla famiglia Di Maio, ad Oscar e anche a una persona che purtroppo non c'è più, che era un'attrice straordinaria, che era la zia, che era Olimpia Di Maio. Devo molto, che mi ha insegnato tante tante cose, e poi a Francesco Paolo Antoni. Io ho collaborato in tanti suoi spettacoli, oltre diciamo un'amicizia che ci lega, e anche ad un regista che forse il regista più straordinario del teatro italiano, ma ha dato molto anche al teatro napoletano, che è Armando Pugliese, con cui ho fatto diversi spettacoli. Ci sono stati tanti personaggi che hanno accompagnato la mia carriera: Beppe Recchia, che era un regista televisivo che adesso non c'è più, che era il regista di Drive-In, ma regista della Sai L'Ultima e anche di un programma di Bonolis. Poi te l'ho detto, ho lavorato con tanti, anche al cinema, tutti mi hanno dato qualcosa, da Vanzina a Claudio Fragasso, a Pupi Avati, a Luca Miniero, i registi Benvenuti al Sud, Alessandro Parisi, che è il regista di tutte le fiction di Tau 2, che è un ragazzo straordinario, con cui ho fatto due cose. Tante persone mi hanno sempre dato qualche cosa e soprattutto mi hanno aiutato, questa è la verità. Antonio, prima di salutarti, sì, e quindi poi di mangiare quello, mangiare qualcosa, sì, stiamo preparando questi spaghetti che abbiamo dedicato a Giuseppe, che si chiamano Occhio all'Artista. Se li volete fare a casa, basta fare, vabbè, mettete a bollire la pasta con gli spaghetti, un fondo di olio, pomodoro, aggiungete olive, capperi e carne macinata già cotta, e fate gli spaghetti Occhio all'Artista. Alla grande proprio, dopo li assaggeremo. Assaggeremo e così, insomma, guardate su Facebook e su YouTube tutte le interviste di Giuseppe Nappa di Occhio all'Artista, fate aumentare le visualizzazioni, pure queste di Antonio Fiorillo, guardate le nostre ricette sulla pagina Sorrisi e Sapori o la pagina Facebook Antonio Fiorillo, oppure su YouTube basta cliccare Sorrisi e Sapori. Noi vi salutiamo. Tra poco andrà in onda la fiction Pupetta Maresca con la regia di Luciano Dorisio, ci sono anch'io, 4 puntate su Canale 5, e scaricate o guardate in DVD il film che ho fatto con Massimo Ceccherini, purtroppo al cinema non è uscito e hanno preferito solo distribuirlo in DVD, si chiama La mia mamma suona il rock, la regia di Massimo Ceccherini con Antonio Fiorillo, Lallo Circosta, Cristina Del Basso e Valeria Marini. E insieme diciamo Occhio all'Artista. Occhio all'Artista. Se mi date un teatro è un ruolo dato a me, il genio si vedrà con il mio viso bellissimo.